qualcuno ti ha regalato una calancoe? O l'hai vista da un fiorista in un vivaio e te ne sei innamorato? Hai fatto bene a prenderla. Ha bisogno di poche cure. Sono quattro le varietà più importanti di calancoe, ma l'unica praticamente venduta nel nostro paese è una pianta che si chiama calancoe bluesfeldiana, che viene dal Madagascar, scoperta appunto da un tal Losfeld. Da noi può essere gestita come pianta da appartamento. La fioritura è invernale, per questo viene anche chiamata calancoe natalizia. La si trova spesso dai fioristi o nei garden center nel periodo dei ciclamini. Se hai degli animali domestici, tienila lontano da loro perché è tossica sia per cani che per gatti. Mi raccomando, non mettiamo in pericolo i nostri animali domestici. La calancoe è una pianta grassa che cresce al massimo fino a 20 cm di altezza e larghezza. La gestione nel nostro paese è naturalmente da appartamento, ma alla luce. Meglio non farla scendere sotto i 15 gradi di temperatura, e fino ai 30 gradi non ha problemi. Ha bisogno di tanta luce, un'esposizione molto luminosa, vicino a una finestra d'inverno. Dopo può stare anche in una veranda o anche all'aperto nel periodo primaverile, estivo ed autunnale. Ha una fioritura molto duratura, anche 2 mesi. Uno dei segreti per farla durare un po' più a lungo è togliere i fiorellini appassiti, fare dead heading, tirare via le capocchie dei fiori. Il range delle fioriture è abbastanza ampio: bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, ce n'è per tutti i gusti. Essendo una pianta succulenta, una pianta grassa, le innaffiature devono essere sporadiche. Il terreno deve essere secco almeno per 1 cm, va controllato ogni volta prima di innaffiarla perché soffre chiaramente di marciumi radicali. Alla fine della fioritura si può trapiantare, per farla stare un po' più a suo agio, in terreno molto molto drenante, quindi aggiungere materiali inerti come perlite o anche ghiaia, un po' di sabbia, comunque terriccio per succulente. Quando la si innaffia, meglio evitare di bagnare le foglie perché possono facilmente marcire. Aiutare con un po' di concime la calancoe non è fondamentale. Se lo volete fare in primavera con l'acqua delle innaffiature, si può utilizzare un fertilizzante adatto per questo tipo di piante succulente, ma solo in questa stagione. Un modo per far rifiorire la calancoe è farle credere che ci sia sempre meno luce, che i giorni siano sempre più corti, cioè esponendola sempre meno ore al sole, mettendola completamente al buio per le altre ore della giornata. In questo modo si riformeranno piano piano i boccioli dei fiori. A quel punto potrà essere messa di nuovo in posizione luminosa e la pianta crederà che sia il momento giusto per rifiorire, e lo farà copiosamente. I nemici della calancoe sono pochi. Alcuni classici delle piante d'appartamento, come le cocciniglie, gli afidi, ma non la danneggiano molto, quindi non è il caso di utilizzare dei prodotti chimici.
se avete qualche coccinella che vi gira per caso per il giardino, magari mettetela sulla pianta e si ciberà degli afidi di cui è ghiotta.